Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Sono di nuovo solo, oggi niente Alessio, e continuiamo l'avventura su Super Mario Galaxy 2. Sono arrivato, o meglio, anche grazie a un aiuto da parte di Alessio, sono arrivato al sesto mondo. Tuttavia, ci siamo lasciati alle spalle alcune cose incomplete e cercherò di completarle oggi stesso. Intanto, uno sfavillotto perduto ha ricevuto una lettera. Se dovessi sentirti solo, ricorda che gli amici ti sono accanto, con il pensiero in ogni momento. Allegola presente un piccolo regalo che, nella speranza che possa tornarti utile. Ok, queste qui sono le astroschegge per lo sfavillotto amico nostro. Credo, no, boh, non lo so. Va bene, allora diamo un'occhiatina. Sesto mondo totalmente incompleto. Bene, abbiamo la galassia Brivido Bollente. Ma io non capisco una cosa, ragazzi. Ero convinto di averle fatte queste missioni insieme ad Alessio. Poi c'è la sfida di volo, che dobbiamo recuperare la medaglia cometa. E per il resto mi sembra di aver fatto tutto. Allora, va bene. Andiamoci a fare Brivido Bollente al quinto mondo, anche se io sono convinto che l'avevamo fatta. Dovrei andare a vedere i vecchi gameplay, ma vabbè. Dubito che il gioco non abbia salvato, perché salva sempre in automatico. Qui è completo. Sfida di volo, qui manca la medaglia cometa, la farò dopo. Ma boh, non lo so ragazzi, rifacciamolo. Ormai bene o male so quello che devo fare, quindi ok. Però strano forte. Ok, sì, principe piccante fra la lava di ghiaccio. Ah, forse perché noi abbiamo preso la stella quella nascosta. Possibile? Vabbè, noi vediamo. Eh sì, anche perché io questo non mi pare di ricordarlo. Vabbè, giochiamo e vediamo. Che poi, come abbiamo già visto, era proprio qui che c'erano gli alieni. Li abbiamo visti insieme ad Alessio. E alcuni di voi nei commenti mi hanno detto che sembrano quelli di Mario e Luigi Partners in Time, gli alieni che invadevano il mondo dei funghi. Chi lo sa? Vabbè, comunque, fatto sta che inquietanti erano e inquietanti restano. Potremmo usare Luigi, ma in questa circostanza, siccome ricordo la difficoltà di questo livello, preferisco restare con i comandi precisi di Mario. Ecco qua. C'è da dire che quando c'è Alessio, o a prescindere, quando si gioca insieme, è tutta quanta un'altra atmosfera, il clima è più tranquillo, ci si diverte di più, uno è anche meno preciso, infatti avete notato che esce fuori il romanaccio che è in me. Ma fatto sta che, seppur giocando insieme, cala molto la concentrazione e spesso si fanno errori con maggiore frequenza. Tuttavia, vediamo cosa riesco a creare stavolta. È anche vero che adesso conosco il livello, quindi è già un pochino più semplice. Qui ci abbiamo combattuto veramente tanto, però ormai sappiamo quello che dobbiamo fare. Qui congeliamo tutto, ma non prima di aver recuperato queste astroschegge, e andiamo. No, posso concedermi anche di pattinare, ma tuttavia ammazziamo questo. Non ci posso credere, sto morendo ragazzi. Sono morto. Ok, ci rivediamo qui. Tre vite. Bene, rieccoci. Comunque, fatto sta che questi maledetti affari sono tra gli avversari più antipatici di tutto Mario Galaxy. Aspetta, dovrà scadere questa nuvola. Ecco fatto. Porca miseria, è diventata veramente una questione di principio. Quindi, tornando a noi, io adesso dovrei liberarmi di questo potere. L'altra volta siamo entrati in questo tubo e abbiamo preso la stella, quella nascosta, con la gara di pattinaggio. Stavolta torniamo qui. Ma io sono sicuro che questa l'avevamo presa. Aspettate un attimo. Brivido bollente, principe piccante. Fatemi riprovare e in caso poi tornerò indietro. Se la stella non era questa, allora rientrerò nel tubo. Fatto sta che una delle due stelle non è stata salvata. Non mi chiedete il perché. Fatto sta che una parte è andata perduta. Vabbè, non ci interessa. Ricordiamoci anche di prendere la medaglia cometa. Ok.
Certo, questa maledetta, questo maledetto fiore nuvola non è che sia proprio il massimo della comodità, specialmente quando è scarico, ma... Ok, un attimo. Qui l'altra volta ci siamo liberati di tutti i meloni, i cocomeri, non so cosa siano, ma forse dovevo lanciarne uno qui? Sì, e c'era una vita extra. Questa cosa l'avevamo persa. Bene, la medaglia cometa è qui sopra. La prendiamo subito. Io vorrei liberarmi di questo potere in realtà perché si sta rivelando più scomodo di quanto ricordassi. Ma ce la facciamo. La medaglia cometa è qui sopra. Quindi un attimo, prendiamo questa piattaforma qui. Porca miseria. Oh, oh, oh. Ok, è andato. Ma lì la strada proseguiva? No, è qui che abbiamo fatto game over. Ok, quindi è questa la stella che ci manca. Qui avevamo tentato di prendere l'ultima vita ed avevamo fatto game over nell'impresa. Quindi sì, credo che sia proprio questo il percorso che manca, la stella che manca. Con calma, proseguiamo, ammazziamo tutti. E là, lava. Prepariamoci prima di questo. Prendiamo un fungo energia. E adesso siamo anche un filino più tranquilli. Non ci suicidiamo come l'altra volta. Ammazziamo questi rompiscatole maledetti che... mi stanno... Oh mio Dio, quel coso spara cocomeri, meloni arroventati. Salve! No, tiratemelo qualcosa addosso. Ok, quindi che mi inventa... Ho capito. Devo... Aia, rimandarglieli contro. Senza andare... Senza colpire quelli incendiati. Ok, questi no. Questo sì. Dai che ne manca soltanto uno. Mario, smetti di pattinare. Perfetto. Oh, blocchi di ghiaccio che si dissolveranno a breve. Mi sono fermato in tempo in tempo. Aspettiamo che ne piovano altri. E prendiamo anche la vita. Dai, vai che ci siamo. No, infatti questa parte non l'avevamo fatta. Mi chiedo... ma guarda chi c'è. Oh, ah, quello è un boss. Dunque, calma. Prendiamo il checkpoint e compriamo... No, già lo abbiamo il fungo energia. Che c'è, Todd? Oh no, quel principe si trova sicuramente là. Finalmente siamo entrati nel suo territorio. Tremo dal freddo o dalla paura. Ok ragazzi, ci aspetta un boss. Mi chiedo, come stavo dicendo, come sarebbe stato affrontarlo in compagnia di Alessio. Salve. Bene, cerchiamo di capirci qualcosa. Come funzioni? Come combatti? Oh, ok. Devo ritirargli contro i cocomeri? Molto probabile. Ma nel frattempo evitiamo questi. Vai. Evitiamo le monete per adesso. Qualora dovesse averne bisogno. Cerchiamo di non prenderle più che altro. Eccolo. E vai. Due. Eccolo che si arrabbia. Oh. Oh mio. Aiaiai, mi ha preso. Peccato. Me ne sono perso uno buono. Ne ho visto uno. Ce n'è uno verde in arrivo. Vai. Ce l'ho fatta? Oh sì, grande! Prima stella del gameplay. Non ci suicidiamo e prendiamola come si deve. Ok, quindi no, non avevamo lasciato una stella, ma era proprio una delle stelle principali che era rimasta in sospeso. Avevamo preso quella della gara di sci. E ora mi faccio due risate. 85 super stelle recuperate. Abbiamo preso la medaglia cometa e ora... ora? Ora c'è una medaglia cometa. Nel bunker di Bowser Jr. Ok, allora andiamo a prendere quella. Dimmi Todd. È arrivata una lettera per lo sfavillotto Baby.
Aisuka e Rosalinda, ricorda sempre che ci sono molte persone che ti proteggono da lontano. Spero che il pensiero qui allegato possa aiutarti e che la benedizione stellare sia con te. Ci ha mandato qualche astroscheggia. 50 astroschegge. Beh, non è male. Ora, occupiamoci di quella cometa burlona, ma non ricordo in quale mondo stava. Galassia brivido bollente, ce n'è comunque una da prendere. Ce n'è una da prendere. Ok ragazzi, qualcosa non mi quadra. Torneremo a prenderla, qui c'è ancora da fare. Però ora voglio andare a vedere questa cometa burlona nel bunker di Bowser Jr. Quindi, quinto mondo, andiamo. Qualcosa non mi quadra per davvero. E infatti c'è ancora una stella segreta da prendere. È possibile che non abbia salvato quella della gara di sci. Staremo a vedere. Intanto, anche perché pure questa noi l'abbiamo fatta. Non capisco perché, ragazzi. Eppure il gioco l'abbiamo chiuso in modo buono, non è che abbiamo chiuso brutalmente. Ultimo scontro con Bowser Jr. Eh sì. Vabbè ragazzi, visto che lo abbiamo visto nello scontro, nel gameplay precedente con Alessio, taglio, sapete come funziona, ci vediamo alla fine quando avrò recuperato la stella. No, aspettate ragazzi, qui c'è un solo punto energia. Sto sbagliando, con Alessio abbiamo affrontato il livello normalmente. Io invece adesso con la stella burlona, con la cometa burlona, ho solo un punto energia, quindi rifacciamolo. E non ho preso la vita. Non possiamo essere colpiti. Appena veniamo colpiti saremo sconfitti. Occhio al boomerang. Maledizione. Attenzione al ritorno. Ok. Ora, qui sopra c'era un punto, un fungo energia che l'aveva trovato Alessio, ma dubito che ci sia. Beh no, giustamente non possiamo aumentare il nostro livello di energia. Ok, è tosta quindi, perché significa che devo, infatti devo rifarmi tutto il livello. Non c'è solo lo scontro con Bowser Jr., dobbiamo fare attenzione a tutto il livello. Sto affrontando un livello di una difficoltà incredibile e non lo sapevo. E infatti c'è qualcosa di diverso, perché questa piattaforma si muove. Aspettate. Ho sbagliato? Pelo pelo. Ma veramente pelo pelo. Non sono andato di sotto. Eh no, questa qui infatti è proprio un'area nuova. Attenzione ai tartossacci. Eh no. Ero ignaro di tutto. Che cosa? Oh mio Dio, è basculante. Quindi occhio a non finire nell'acido. Non dobbiamo neanche toccare questo acido, questo veleno. Altrimenti è morte al primo colpo. Però sembra che ci sia un checkpoint. Guardate che vigliacchi. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, avrei dovuto fare... Beh, me la sono cavato ugualmente. Prendiamo astroschegge. Ed eccoci qui nell'arena dello scontro contro Bowser Jr. L'altra volta siamo stati colpiti svariate volte. Stavolta mi faccio due risate. Metto in conto che ci vorrà più di un tentativo. Mio papà ha detto che non devo lasciarti più prendere nessuna megastella. È giunto il momento di tirar fuori il mio ultimo giocattolo. Divertiti, io sarò in cabina a godermi la scena. Quindi, sappiamo cosa dobbiamo fare. Se nulla è cambiato... Oh, ah, ok. Quindi, ricarichiamoci intanto e andiamo qui sopra. Vai! Ci siamo. Lanciamoci subito verso Bowser Jr. Cerchiamo di colpirlo prima che si elettrizzi. Qua veramente rischio tanto. Non è elettrificato, vero? Ok. Si stava elettrificando. Un altro microsecondo mi avrebbe colpito. Bene, dovrebbe mancare soltanto un colpo. Dio ce la mandi buona. Soprattutto ricarichiamola. Il fiore nuvola. Mamma mia, che rischio. Sono morto.
Porcaccia miseria! Ci rivediamo a questo punto qui. Niente, sono andato sopra che era elettrizzato. Vabbè. Una cosa buona, ecco, è cercare di prendere questa vita extra così da non andare sotto, non fare game over, altrimenti dovremmo rifare tutto il livello. Bene, ci rivediamo lì. Ok. Prendiamoci, ecco, un attimo per dargli un po' di distanza. E adesso, saliamo, forza. Oh, no, no, mi stava aspirando. Meno male che sono saltato giù. Via. Prendiamo una ventola, eccola. Su. Oh mamma. È tosto, ragazzi. Specialmente perché qui si muore subito. Su. Ok. Ricarichiamoci. No! Ho sbagliato, stavo facendo il salto con la rincorsa e invece sono andato giù. Ok, risaliamo. Oh mamma mamma mamma. Aspira le nuvole. È un macello. Su, vai. Ok. Andiamo su. E andiamo qui. Ok. Mamma mia, ce l'ho fatta. Tosto. Porca miseria, se è tosto, ragazzi. Però ce l'abbiamo fatta. Seconda superstella del gameplay. Prendiamola subito prima che succeda qualcos'altro. Questa è stata una cometa burlona infame. Wow. Fatto. Yeah. 86 stelle e galassia completata, meno male. Altra cometa burlona e ti pare sempre qui. Quindi c'è una cometa burlona e una stella nascosta. Devo vedere se quella stella nascosta è quella della gara di pattinaggio. Quindi pazienza, andiamoci. Qui per fortuna è completo, andiamo qui. Ragazzi, come sempre, se vi piacciono questi gameplay lasciatemi un like, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentatemi anche. I commenti che mi lasciate riceveranno una risposta quando registrerò il video di risposta. Quindi per adesso ci interessa la cometa burlona. Fracasso di ventose su ghiaccio. Ok, facciamoci questa. E io che volevo andare a fare il sesto mondo. Dobbiamo ammazzare tutti con la stella? Ok. C'è un tempo limite. Io lo sapevo. Dobbiamo uccidere 30 avversari. Ok. Altra stella qui. Non sto tenendo il conto di quanti ne sto accoppando perché sono concentrato sul gioco. Ma guarda come l'ho schivato. E dai. Ce l'ho fatta? Grande! È stata una stella molto più semplice di quanto pensassi. Calma. Vai, l'ho presa da invincibile. Vai, terza stella. E questa l'abbiamo fatta. Ora devo capire quella stella che è rimasta in sospeso. Oh. 87 stelle.
Ci avviciniamo a 100, eh. Zitto, zitto. E non sto neanche a metà, a quanto pare. Dunque, devo capire cos'è questa stella. Se sarà la stessa stella dell'altra volta, ovvero quella della gara, taglierò il video da questo momento e arriverò direttamente al momento in cui la recupero, avendola già vista. Quindi andiamo, andrò a vedere prima di tutto nel tubo e poi in caso la cercherò altrove. Ok, ce l'ho fatta. Finalmente, ci ho messo 5-6 tentativi, non è facile, per niente proprio. Vediamo un po' se era questa la stella. Eh sì, era proprio questa, ragazzi. Non capisco perché non me l'ha salvata, non ho proprio idea. Comunque l'abbiamo recuperata di nuovo. Sicuramente avrò tagliato tutto quanto perché comunque l'avevo già recuperata insieme ad Alessio, ma... Comunque, altra stella recuperata, ci siamo. '88, galassia completata, bene bene. Adesso, vediamo un po' che manca. La galassia sfida di volo, è questa, sarà tosta. Come avete visto nel gameplay precedente, ci ha fatto perdere la pazienza non poco. D'accordo, ma stavolta ce la farò, ho tutto il tempo che voglio. Ok, tolta. Questa qui l'abbiamo già completata, ma per prendere la medaglia cometa dobbiamo passare attraverso tutti i cerchi, quindi stiamo a vedere, non è facile, ma forse da solo riesco a concentrarmi un po' meglio. Vediamo un po'. Infatti già presa, dobbiamo solo prendere la medaglia cometa per completarla. E non è facile. Già conosciamo tutto, quasi tutto. Dobbiamo solo passare con molta attenzione attraverso tutti i checkpoint. E alcuni sono belli nascosti. Ok, farò tutti i tentativi necessari, ma porca miseria, riuscirò a prendere quella medaglia cometa. Ok. Attenzione. Ecco la prima. Poi, ricordiamoci di prendere la vita. Ah, io ho dato una botta al microfono. Eccola. Calma, che qui si perde energia come un non nulla. Ecco, appunto, ok. Punto cruciale, ragazzi. No. Oh, bada, ce l'ho fatta. Occhio ai pallottoli. Non tocchiamo le pareti. Piano. Quanti ne avrò mancati? Ce n'è uno lì sotto, lo vedo. Attenzione che si sta chiudendo il cancello. L'ho preso! Madonna, al primo colpo! Calma che non è ancora finita. Ora sì, ragazzi, al primo colpo! Grande, meno male. Avevo messo in conto di perderci un bel po' di tempo. La stella ovviamente l'abbiamo già recuperata, quindi è semi-trasparente, ma possiamo confermare la medaglia cometa. Grande, grande così. Meno male, mi sono levato un dente non da poco. Hai visto, Alessio? Che ci sono riuscito. Sempre 88, però abbiamo 35 medaglie cometa. E abbiamo anche battuto il record temporale.